Bells of Holly, la 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 la. Buongiorno, vlogmas numero 16 e sono come al solito in ritardo. Devo andare all'università, devo uscire tra mezz'ora e vi rendo partecipi del mio problema coda, come al mio solito. Perché si sa che io la coda proprio non riesco a farla. La mia mamma non c'è al lavoro, se no me l'avrebbe fatta lei. E quindi, boh, vi poggio qua e vediamo se riesco a rendervi partecipi. Se non mi ho fatto venire già il mal di mare. Vediamo se riesco a rendervi partecipi del mio dilemma coda. C'è questo lampadario che ci impedisce la visualizzazione. Ok, comunque. Oggi non so quanto riuscirò a vloggare per il semplice fatto che andrò a lezione dalle 11 alle... dalle 11 alle 3. Sì. E poi dopo alle 5 ho il dentista. Sto leggermente cotonando i capelli nel frattempo. Ok. E poi alle 11 ho il dentista, quindi non so... Madonna quanto sono bella! Con questi vlog veramente ho perso totalmente la dignità. Comunque quindi non so quanto riuscirò a registrare, penso niente. E penso che non riuscirò a registrare molto neanche adesso, perché altrimenti sono in ritardo. Quindi boh, vedremo cosa ne esce da questo vlog. E io intanto vi saluto che vado a truccarmi, a fare colazione, a prendere il pranzo. Devo uscire tra tipo mezz'ora, ma ce la posso fare. Vi mando un bacio grande. La coda è venuta abbastanza decente, ora mi trucco. Nel frattempo volevo dirvi una cosa. Ah sì, ovviamente io vado all'università e sono stata costante, siamo state costanti insieme a Marzia, la mia amica che ha quel canale su YouTube, Beauty Mars, siamo state costanti nel seguire questa lezione che il secondo anno abbiamo tipo mollato alla seconda lezione. Perché era un po' pesantina, perché la prof era un po' pesantina. E invece quest'anno siamo state talmente tanto costanti che ogni volta che dovevamo andare a lezione il martedì e mercoledì diluviava. Anche oggi diluvia, cioè sono le 8:30 di mattina e sembra siano le 22. Fuori è veramente totalmente buio e diluvia. Quindi niente, volevo rendermi partecipi della mia gioia in questo. Che veramente uscire di mattina con il diluvio per andare all'università, starci 4 ore e poi andare dal dentista sempre con il diluvio, è una gioia infinita veramente. Ora mi trucco, che tra 20 minuti devo uscire, sono diventata bianca, che tra 20 minuti devo uscire e... sono in ritardo, come al solito. Cioè non è che sono in ritardo, poi alla fine non esco tardi, però devo fare tutto di corsa, perché altrimenti mi... non so, mi perdo di mattina. Penso sia abbastanza normale. Ciao! Vi faccio vedere al volo l'outfit, prima che davvero faccio tardissimo. Oggi i calzini sono a qua. Ho questi pantagollant neri. Belli pesanti, sono quelli belli spessi, li ho comprati da Bestcam, ma ve li sconsiglio perché hanno già fatto tutti i pallini. Una maglia lunga nera, questa è di Zara, che è leggermente più lunga dietro per coprire i popocci. E questo maxi maglione caldissimo e comodissimo che ho comprato da H&M lo scorso anno ed è veramente una salvata. Se ci fosse stato di altri colori me lo sarei comprato sicuramente. È un po' più corto davanti e anche questo un po' più lungo dietro, copre perfettamente i popocci. E così, comodo, casual questo outfit perché appunto sarà tutto il giorno fuori. Insomma, e il trucco è anche semplicissimo, leggermente luminoso sugli occhi, ma niente di che. E ora vado. Tanto colazione non riesco mai a farla perché se mi ingozzo così di fretta poi rimane tutto sullo stomaco. Vi porterò qualcosa e mangerò lì all'università. Buonasera, ormai sono le 19:17, sono tornata a casa dal dentista, tutto a posto, ho fatto solo una bella pulizia dei miei dentini e ora mi metto a studiare un pochino prima di cena e nulla, questo vlog finisce qui, mi spiace se non ho registrato molto, è stato un po' inutile, ma quando ci sono così tante cose da fare, soprattutto tra università e dentista, non è che potessi registrare, insomma è così. Spero di rifarmi domani, vi ringrazio comunque se avete scelto di passare questa giornata con me, vi mando un bacio e ci vediamo domani, ciao!